Facciamo insieme la classica torta di mele, ovvero una ciambella soffice e morbida. Abbiamo bisogno di uova, zucchero, burro, latte, farina, lievito per dolci, vanillina e due mele. Versiamo il latte in ciotola. Aggiungiamo il burro e sbricioliamo aiutandoci con un frullatore. Integriamo le uova. Lo zucchero. Mescoliamo gli ingredienti per pochi minuti. Aggiungiamo man mano la farina. Fino a finitura. Il lievito per dolci e la vanillina. Mescoliamo bene il tutto per circa 5 minuti. Fino a notare bollicine sopra. Adesso sbucciamo le mele. Una la tagliamo a tocchetti, di questa dimensione e spessore. L'altra a fette. Di circa mezzo centimetro di spessore. Aggiungiamo i tocchetti all'impasto. Mescoliamo fino ad amalgamare bene il tutto. Prepariamo una teglia ricoprendola con carta da forno. Versiamo l'impasto all'interno e ricopriamo con le nostre fette di mele. Adesso possiamo infornare in forno preriscaldato a 180 gradi per 40 minuti. Dopo 10 minuti tolta dal forno, spolveriamo con lo zucchero a velo. Togliamo la carta da forno. Quanto è soffice! E che profumo! Posiamo su un vassoio. E voilà! Serviamo! Vi ringrazio amici per aver guardato il video. Se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ciao, vi aspetto!